Amici tra i bimeteo, benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni a medio e lungo termine. Vediamo cosa accadrà a fine mese, i cosiddetti giorni della merla, 29, 30 e 31, che statisticamente dovrebbero essere i giorni più freddi dell'anno, ma che già vi anticipo quest'anno certo non saranno particolarmente freddi. Una zona di alta pressione infatti continuerà a proteggere il Mediterraneo e l'Italia dall'arrivo di nuove perturbazioni, anche se in parte quest'area di alta pressione cederà sui suoi settori più settentrionali, favorendo così effettivamente l'arrivo di aria un po' più freddina dal nord Europa verso le regioni settentrionali e il versante adriatico, ma queste perturbazioni sembrano in realtà dirette in maniera più precisa verso l'Europa orientale, quindi noi saremo solo lambiti da queste correnti più fredde. A quel punto un po' di variabilità sarà presente al nord e sull'Adriatico, ma anche lì non sono attesi fenomeni particolarmente intensi. Insomma, per il momento quest'inverno ancora non sembra particolarmente cattivo, potremmo avere qualche sorpresina a febbraio. Con questo è tutto, per rimanere aggiornati state con noi scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.